piana e gendibri, su malerta artis la piota, con l'ardur di taianti, piemontar di tadamu, calata nel creatur, piemonteis, piemonteo vive, si brande del nostro lu. Amici, amici, ciao a tutti e ben a trovo con Parlume Cantuma Piemontais, sempre con la mis Renzo Giraudi, continuiamo a parlare la famosa cuninese delle meraviglie. Le meraviglie, perché più che meraviglie che parei, allora, certo. Adesso le state modificate, ma allora era proprio una fe importantissima. E ho visto che la stazione di Vievolo era fermata il treno e era da dentro la corsa verso il mare, come dicevo. Adesso ma veramente che eravamo al mare, fermavamo a lì a metà strada. L'idea era quella. Che veniva a passare attraverso la montagna con il cramaliere, fate il conto. Là che invece veniva a passare direttamente tutto in terra francese. Certo. E la Francia che veniva neanche dai suoi ventimila che però dai su macanissa. Sì, sì. Cioè erano tutte qui. Discussione. Che da zio la scusa per me ne un po' la storia. Però lei al 16 giugno del 1904 veniva a firmare una convenzione italo-francese per l'impianto della ferrovia Cuninissa passando per la Varroia. Yeah. Finalmente era deciso. Io. Però l'urba zio, ma che arrivai su fin di ebrei, sì. Passando da lì, da poi browser ebrei, lì come lei che stiamo lì, sì. I due coi. Mentre che erano i liguri che pusavano per avere 20.000, anche giustamente. Ecco lì che subentravano gli altri, qui che erano contrari, che venivano fede alla ceva, a Ormea, sì. E poi andavano a Porto Maurizio, Sanremo, sì. Cioè tutte quelle cose lì che, ma poi, come che sarebbero anche state necessarie. Ma tanti poi insistivano che l'avrei dovuto piccare fenastra. Perché piuttosto che la ferrovia che lui pusava per finestra. Ma poi ancora allora l'avevo la fissa, sì. Fissa le ferrovie, perché serviva non per il commercio, serviva per l'esercito. Sì, anche, sì, per sì. Per tutte le truppe. Truppe, sì, sì. Lì, sì, 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 sì. Le guerre erano in moda. E poi nell'aprile del 96 ho cominciato a lavorare da 20.000 per scuni. Infatti alcuni ho rimasto a casa del 96 a scavare. Anche se era già stato fatto il tocco e l'avevo già fatto inaugurare la stazione alla Valle Crozia, sì. Che era nella ferrovia, ma l'avevo già fatto la stazione. Sì. Quindi lì dovevo arrivare. Sì, sì, sì. E poi o da una parte o da un'altra dovevo arrivare. Verso Cuneo, il midente la Francia costruì la tratta sua pertinenza da Nisa verso Brai, attraverso il col del Bruis e del Braus. Braus. Braus e Bruis. Allora, l'aprile del 96. L'agosto del 97 veniva a completare il print road finalmente da Vievolo a Ierù, camminando verso Gaggeo e Cagnolina e Tenda. L'avevo fatto scritto. E tra giugno lui è venuto a appaltare i 7 lot. Il 7 lot è mia possibile. Da Tenda fino al confine nord, fino a Savoia, poche parole. Sì, sì. No, il confine era prima, ma confine era invece a Fontan. Era Fontan, perché era mac Brai Fontan, allora aveva mac il tocco lì. E tutti i lotti venivano completando 3 anni. Sì, sì, ero curmo, era pieno di gallerie lì, né? Sì, sì. Lì, ma gallerie, punto gallerie, e altre due liquidai, né? Certo, certo. Da prevenire il traffico tra Vievolo e Tenda sdivertava il 7 neo del 1903. E l'ultimo tratto da Tenda a San Dalmas Tenda era inaugurato il 2 giugno del 1915, che era l'ultima stazione proprio con la confine con la Francia. Con la Francia, sì. Perché sì. L'altra era della Francia. Era la Francia, sì, sì. Poi la prima guerra mondiale bloccava tutto. E il cantiere sarà, io vorrei una buona parte, sia italiani che francesi, venivano spediti al fronte,
perché lì ero tutta gente. La buona parte, tutti giù. San ero più di sana, ah, robusta, sì, costituzione, sì, fisica, come, sì, dicevi, sì, una volta, sì, sì, e avanti Savoia. E avanti popolo. Armiamoci e partite. Eh sì. E per lei le stai fermo fino al 1900, subito dal 21 per lei. Allora finiva la guerra, era passare l'euforia della vittoria, della grande vittoria, sì, sì, l'Italia l'era trovata e piantava altro, più o meno come adesso, ma forse, sì, anche, sì, peggio, perché, sì, l'Ureni, sì, era proprio P, sì, il solo, sì, l'avevo spendito tutti per la guerra. Eh sì. Ma mia che Mussolini l'aveva fatta del 22, mi pare che l'aveva deciso. Però bene, sì, era io già attaccato a lei prima. E il mio che col senno del poi sta ferrovia, fissa stata maledetta, perché il mio non è impossibile che capitei su una dare l'auto, sì, una batosta dopo l'auto, sì, sì, era proprio una fe. E finì l'inutile strage, come l'aveva chiamata giustamente il Papa Benedetto XV in Lura, la guerra, grande guerra. Sì. E passò l'euforia per la grande vittoria, la ripresa era stata molto ben difficile, perché era piena di soldi. L'Italia carica debito, eh sì, più o meno adesso, ma lui aveva pagato. Ringraziando, ma continuò. Ringraziando, no, no, poi l'avevo provato, ma l'antuna fai. Un'altra difficoltà, trovare personale manodopera specializzato, perché tanti ero morti, tanti, sì, ero stati feriti, tanti, sì, ero piena venuti. E poi era stato passati anche tanti anni. E poi era stato un aumento spaventoso di queste costruzioni, sì, di, certo, trovare. Certo. Tutti gruppati dubbi agli ASA. E per i travai abbandonati dopo 4 anni, per immaginare, bisunasi un po' dappertutto. Lì ruotai e traversiero, io portai tutto al fronte perché non avevo da solo là. E che i dunghi pensavo qua a piedi che i cosi che erano culi. Si arrangiavo? Come facevo in Francia, non fumo come a Francia, arrangiavo, ma non li vedevo. E poi era il problema politico allora. Sì. Era stato il famoso biennio rosso dal Disneu, del Disneu. E poi la fondazione dei fasci di comandamento di Mussolini, che era poi stata la babbe. Non che le puoi venire fuori al fascismo, le puoi venire, eh sì, dal coso lì. Tutto nel Calderone, nel 1923, era firmato il turno fra l'Italia e la Francia, che stavolta ero amici, perché io stai, sì, ideale, avevo, sì, vinto la grande, sì, vittoria. L'avevo vinto. Però io l'avevo ottenuto che cose più, e l'aula aveva più la purga, l'aula era del corpo, come dicevo, parlando male, no? Più o meno. Le trattative che erano state stabilite, le regole di funzionamento della stazione di Braille sul Roia. Allora io ho buttato regole precise, sì, 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 ma fin di assurde. Quasi sì. Perché per traversare il TOC che passava in Francia, sì, che i viaggiatori che montavano a Nisa, sì, sì, cioè a Nisa, a Cuni, no, no, anche a Cavievo, sì, da Cuni, sì, che però da io fai che il TOC lì, quando arrivavo bene lì, ai, sarà il treno. Più un bau le porte, sì, le porte, sì, e i finestrini, per io non fotografare, per io fare niente. Sì, sì. Ma allora... Quindi due sortie. Mi hai visto, lei legge che l'avevo fatto una specie di carta di passaggio, che costava una lira. Ma la fa la doppia lì. Ma più o meno... La doppia, perché lì le grane, ieri arrivò, quando era a farsi il famoso treno internazionale, no, con il Diesnur, che, sì, passava, sì, da Basilea, sì, all'Ingenia, sì, giù, sì, sì, cioè, con il salone, la ristorante, la carrozza ristorante, che, sì, abitava, sì, 11 ore da là a venire, sì, a tenda, sì, sì, cioè a tenda a Nisa, e lamentavo, non è possibile che dovevi lì. Allora l'avevo poi fatto con i documenti lì, sì, ma la dura un po', perché dopo era la fine. Con quel che piavolo lì, comunque l'avevi all'impegno, quel che transitava, ma l'avevi all'impegno di non cale giù dal treno. Ah no, doveva neanche. Non doveva neanche cale giù dal treno. Prima quindi, per non lasciare un calè più nuovo. Grande fiducia, diciamo. Massima fiducia, no? Vabbè, insomma, o che sapevo chi ero italiano, ma mi ricordo, non capivo lui. O che i francesi erano differenti. Ma sì, era il cupi, certo, ma che Adriano, la ebrei. Ma Adriano, desmetti a tenermi con la varroia, purtroppo lei fa la, sì,
centinaia di volte perché... E continuo. E continuo, ma lei per me pianta lì e faceva vedere la carta d'identità. Oh, ma tanti anni fa. Pago tanti anni fa, eh. Oh, già che... E era per 6 dogane, no? E ma me quando ragazzi... ero giù, via giù, e tu che andassi un bici giù. Sì, è appunto che andassi un bici. Arrivavo lì... tiravi con fuori lì al coltendo, alla finanza, sì, al carabinieri. Che dall'altra parte. Prima gli andassi al passaporto per autorizzare la carta d'identità. Sì, sì, sì. Ma su una volta, dai una volta giù a San Martenda, l'avevo in pizzacocce, zucchero a quadrati, sì, sì. Banane, ci sì, arrivava la dogana, la face mangia tutto, non devo pagare la dogana, avevo proprio da ciupè. E lì su aneddoti, aneddoti, però, fanno ridere ma mica tanto. Però sai, no, e loro alla galleria, via le guide pera col calatò, con la chinetta mesca, con l'evo, tutti via dappertutto, con la pila lì perché ognuno dice. Niente, no, no, no. Niente. Adesso mi sembra che in bici per spi passare, ora di adesso, per spinte. Comunque. No, ma Dio lo fa con la ciclabile. Ah, fa con la ciclabile, può darsi, sì, sì, vabbè, comunque. E bene lì alla stazione Braille sul Reio, allora io fai una stazione veramente imponente. Sì, sì. Cioè, proprio sovradimensionata, no, perché sì, la sì, Francia sì, sa che si fa vedere la sua. Sì. E noi, vedevo con Feliste da San Dalmas, sì, lui sì, mi fa sì, le note con un stile barocco, pseudo barocco, oh, sì, certo, con grossi saluti, oh, sì, sì, fatti enormi. E cose per il personaggio, per Dermi. Addirittura sa, stanze da Dermi. Sì, sì. Anche lì, tutti e due sovradimensionati, ma tutti e due, vedete, vedi la loro grandezza. Noi sì, Mussolini mi sta ai muscoli, tipo i me che gli è più niente. Sì, sì, e la Francia sa da... La... Ma sì, comunque... Dagli modo. Allora parai. Aiutai importanza, dai. Cominciai la mattina del 30 ottobre del 1970, dopo tante anni dagli inizi che l'era pensata a Sezzella. Eh sì. Allora arrivò all'inaugurazione con due treni speciali. Me lei l'avevo scritto una locomotiva di... vapore italiana tipo 471 con 5 vagon passeggeri, partì da stazione Ges, proveniente da Torino. E now che proseguiva verso Braille, onde si incontrava con il treno proveniente da Nizza per i verso Ventimiglia. Adesso lì alle tocche tu cati, perché lì ti sei. Sì, no, ma l'avevo scritto. Non che l'hai visto, dunque, era praticamente a questo 30 ottobre era il ministro dei lavori pubblici italiano che l'era Giurati. Giurati. E col ministro francese che l'era Tardieu, si chiamava Tardieu. Finalmente, io ero arrivato a collegare con i Nice e Ventimiglia. Quindi, questa festa l'era andata ovviamente in mattina buon'ora, perché lì tutta l'autorità, quindi era il prefetto Chiesa, allora era il prefetto dottor Chiesa, tra l'altro sua figlia per venire a scuola insieme a me. Quando era a scuola, proprio di tua chiesa. Poi era il Podestà, che si chiamava, io ero col Podestà Imberti, accompagnato dal direttore delle ferrovie, dal prefetto Turin, Cuni ed Imperia. E poi tanti deputati. E per la Francia era il ministro, che su Tardieu, e tanti di altri ambasciatori, tutte cose varie, delle linee scritte non perché poi alla fine... Comunque... Allunga tutte le stazioni, ovviamente, ma anche per il treno da sempre su, tira un barone di gente, penso che bandiere e anche tante fotografie che ho detto. Il treno le arriva a Bray a 3 botte mese, da ricevuto dalle note della marcia reale suonata dalla fanfara del 22esimo battaglione dei Chasseurs des Alpes, i cacciatori delle Alpi, avevo fatto una lì. Poi a Bray, ovviamente, che poi sarei a Bray, i francesi avevano parlato in Disney per 450 persone, quindi lì l'avevo dato. Il ministro francese Tardieu aveva fatto un grosso discorso, andisante, adesso lo leggo perché, che tanto ritardo era dovuto alla mancanza di fiducia un po' tra i due paesi, la metterlo, e disse tutti insieme l'avevano dovuto verso 700 con questa guerra e via discorrendo. E poi finisce che la Francia e l'Italia hanno il dovere di conoscere meglio, dice Chier. Di fatti, capisce, non è conoscere. Capisce e rispettese di fatti. Tutto dipende dalla buona volontà. Se tutti sono d'accordo, l'erbo a corso e fiorisce. Poi il ministro Giurati invece dice che l'aveva mai fatto un discorso per descrivere la linea, pare.
Gli italiani invece hanno urso essi né meno dei francesi, e quando il treno è arrivato a Ventimiglia, verso 4 ore, sono arrivati laggiù, le partite a 4 ore da Brei, è arrivato laggiù a 5:15. Gli italiani non vorrei essere da meno di francesi. La sala della dogana della stazione di Ventimiglia era stata trasformata in una serra piena di fiori e piante. Il ministro dei lavori pubblici l'aveva fatto preparare tutta a perfezione. In mezzo alla sala era fino a una fontana luminosa. E a completare il ricevimento della tavola d'onore a faceva bella figura in dus, fatta circolata, che smiava un treno che sortiva dalla galleria. E la cerimonia era stata regolata dall'orchestra del Casino di Sanremo. Quindi, insomma, comunque, cioè, questo era per spiegare il festeggiamento che era fatto quel di lì. Ecco. Forse ti lascio anche qualcosa da aggiungere. Lui bene sì, mentre che facevano lì, laggiù, alcuni continuavano i travai però. Eh sì, perché perché là era inaugurato, ma noi bene si ero fermati i travai della stazione nuova, sì, che faceva parte, che l'aria di fare parte proprio della ferrovia arrivando da Nisa, da Turin, Cuni, Nisa. Certo. E allora passava la stazione vecchia, andava al Burg, tramite passando da Beves. Sì. Però già dal 1903 gli era abitata la prima pera, con il re che era venuto a abitare la prima pera alla stazione monumentale Cuni, sì, che sarebbe più chiamata stazione dell'altopiano. Altopiano, sì. E con tutta la mia fai festa due dì per lui, perché era già in previsione al punto, quel che adesso noi siamo a punto no, meno, no? Sì, sì, appunto. Perché prima eravamo anche al punto lei, con giù, ecco, grazie. E quindi Vesio fa che cosa. Poi con la guerra le fermasse tutte, tanto le passai in un, passai due, passai e siamo arrivati al la gira inaugurale e noi si continuava a avere la stazione di Gies. E ero arcusione che con la stazione lì per supportare il traffico che la RIA lur prevedio che supportasse la nuova linea, certo, no? Oltre il turismo e via dicendo, merci. Insomma, bene, sì, lì per andare Cuni, diventa fai via 6. Sì, sì, già. Sì, 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 è vero, vero, già. Allora, è dal 22, fascismo, non fascismo, comunque l'han ripià del 30, presi precisi, l'han ripià del 30, però due anni dopo, l'estate patatrac che l'andai di un'arcada. L'arcada del Punt, sì. Un'armadura, un'arcada che l'estate un desmorto. Morsi, sì, che sono qui scritti. Che sono marcati in fondo al punto dal pilastro. Sì, sì. E poi era il problema di ritardo delle consegne di materiale, perché se ti pensi che tutto l'immenso piazzale della stazione che è adesso, purtroppo che fa la sua perdita, è stato vergognoso, disanno per nome, e allora tutto fior, pieno di fiori dappertutto. Sì, ricordi sì, quando facevi il concorso delle stazioni fiorie? Certo, lì era tutto. Dopo la guerra, costa, sì, già, sì, era sì, preso. Sì, sì, sì. Adesso ti abbandonato. Okay. Comunque, fecca lì grossi, l'avevo già attaccato con i personeri austriaci, a fare lavorare a piedi la terra lì, a fare il piazzale, certo, a fare il piazzale di stazione, a fare le stazioni che le... Una meraviglia. Adesso è in stato di abbandono. È stato veramente pietoso. Pazienza. È stile barocco, sai? Ma sì, più. Ma sì, fantastico. Ma capisci che allora, poi Adriano, mi avevo visto che praticamente dur con la nostra ferrovia nuova che arrivava a Ventimiglia, ad alcuni risparmiamo 88 km da qui a Turin per arrivare a Ventimiglia. E ne risparmiamo 90 per arrivare a Nisa. E da sì un'ora che cosa? E un'ora che cosa arrivava a alcuni, da due ore arrivava a Nisa. Sì, e quindi loro, caro mio, giustamente vi dai l'importanza. E quindi giusto vi ripiei i travai per finire più impresa possibile sta roba. E lì l'avevo attaccata e nel frattempo però in previsione era manco da fare, e venivamo a fare il ponte della ferrovia. Sì, sì.
però era un puntasse l'onorevole Soleri. Ah, Soleri, sì. Poi per niente che dopo adesso l'abitato chiamavo Soleri, Ponte Soleri. Ponte Soleri, certo. Marcello Soleri. Perché la di, mentre che fumo col pun lì, fumo con una stra, un pian, per traversare, per venire a Cuni. Certo. Insomma, scale giù. Sì, sì, certo. E quindi primo, alla fine l'inaugurò prima la stra. Sì, sì. Perché la finì la prima. Forse era più facile. Perché lui doveva finire, tutte le scauche da Madonna Lurdo era la stazione di scambi lì, sì, sì, la strada sì, che sì. Va al Passo, per arrivare a quella chiusa tutta la lì, sa, sì, lì sì, la fai a due fessi in punto, due passerelle per levo, e tutti i miraiumi da ritenere la cosa lì, l'avevo fatto in grosso travaglio, in casei, e in casei, con levo apputabile, due a Madonna Lurdo era ne. Sì, 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 sì. Era mal per lui. Quindi, cioè, l'avevo fatto il travaglio. Ben fatto. In grande. E allora del 1937 all'estate l'inaugurazione ufficiale, e bene sì, è un aneddoto, diventa anche un punto, abbi pazienza, sì, le gruppò la Cuninissa, il progettista, tutti i travai la Cunineva allora, l'era l'ingegner Vinai, Cesare Vinai della Comuna Cuni, grande, grand om, che altro che rientrare a fare monumento, vero, né Magdena Strali, basta sì, che sia. Sì, sì. Perché se Cuni lei come lei, per una di grazia, a chi è? Certo. Figlia Curgioletti, certo, la somma certo. Per di Zuri. Certo, certo. Ed è un stravolgere un po'. Però è che l'eroe e l'urdi da Roma e fa un monumento. Come si che deve? Dai sa. E l'andai l'indicazione. Cuni, allora il fascismo era in piena vigore, era il momento più forte che, sì, era, sì, che sì, l'avevo, sì. No? Certo, che certo, certo. E l'andai lì, fa un monumento alla riproduzione della razza, sì, sì. Sì. E che alco la fai? La fai la fontana e poi le due bale. Come lancia balle i piemontesi alla buna, sì. Perché la due sfere grosse sì, sì. Parei con lo stelo mes che rappresenta sì, il fallo sì, sì. Riproduttore, è in 80 di, 80 giorni, non è in 80 anni, come sì, fanno sì. A dire. Fate il conto, mi vede lì dove fanno i marciapelli, ambitaglie, non ne passa, non ne riesce sì, a finire. Ma lo lì lasciamo perdere. Lo lasciamo perdere, altrimenti... Lasciamo perdere e andiamo qui, un'altra puntata che parla spesso della... La, continua la il travaglio della Cunione. Il travaglio ne parla. Sere amis, buonasera a tutti. E mi raccomando a Leger, le ferie, feie finché poi, perché sappa mai. Sì, sì, certo. Sere a tutti. A piana e gendibri, su malerta di sapiota, con l'ardurti dai anti. Piemontardita d'amu, calata nel creatur, piemontardita.